venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo nella clausura, luoghi che hanno visto la presenza di Padre Pio in questi corridoi, proprio accanto alla sua cella, non solo la numero 1 ma anche la numero 5. Proprio nel conversare tra questi corridoi c'è un fatto che ci racconta un confratello che all'epoca era guardiano in questo convento, Padre Carmelo da Sessano. Lo stesso guardiano di Padre Pio racconta che un giorno, dopo aver confessato delle donne in chiesetta, Padre Pio lo incontrò proprio in questo corridoio. Era accompagnato da due uomini. Ecco, come vedete, questo corridoio ha diversi ingressi, quindi presumiamo che Padre Carmelo arrivava da questo lato, mentre già vedeva che Padre Pio era con due uomini che lo accompagnavano alla sua cella. Era uno da un lato e l'altro e gli era accanto dall'altro lato. Però uno di questi si fermò all'inizio di questo lungo corridoio che porta alla cella numero uno, mentre l'altro lo continuava ad accompagnare fino alla sua cella. Giunsero così dinanzi alla cella numero uno. L'uomo che gli era accanto cercava quasi di raccontare quello che aveva dentro, ma quasi giustificandosi, quasi cercando delle ragioni per le quali aveva avuto un determinato tipo di comportamento. Quindi l'uomo che gli era accanto gli continuava a stare accanto, ma arrivati alla cella numero uno, quasi per congedarlo, si inginocchia, quasi chiedendo una benedizione, ma allo stesso tempo con un tono quasi più, potremmo dire, commovente, esponeva e perorava quella che era la sua causa. Padre Pio era stato in silenzio per tutto il tragitto, ma nel momento in cui arrivarono dinanzi alla cella, quindi Padre Pio fece per aprire la stanza, la aprì ma la socchiuse, poi si girò. E Padre Pio, possiamo immaginare, in questo luogo cominciò a gridare e disse testuali parole che Padre Carmelo ha riportato: quando non volete smettere di offendere Dio, che ci venite a fare qui? Andatevene via, via, ve ne dovete andare. Queste le parole. Io ho un po' alzato il tono della voce, ma possiamo immaginare come abbiano tuonato in questo corridoio queste parole che Padre Carmelo ascoltava. Allora quel povero uomo che era in ginocchio, innanzitutto era avvilito e cominciò immediatamente a piangere e quasi pregandolo gli disse: ma padre, io non ho fatto niente, padre, io sono innocente, io non ho sbagliato, padre, quello che ha sbagliato è proprio lui. E gli fece riferimento con la mano, disse: è proprio lui, è lui. A quel punto Padre Pio, per niente rabbonito da questa situazione, per niente rabbonito anche da quello che gli raccontava il suo forse complice o suo amico, anche non conosciamo il motivo di questa situazione, Padre Pio di nuovo alza la voce ancora in modo più forte: lo so, il peccatore è proprio quello lì, lo so, ma io sto alzando la voce per fargli sentire proprio a lui quello che lui ha fatto. Per dire, io ho alzato la voce, ma possiamo immaginare il tono con cui Padre Pio ha gridato, e proprio guardandolo con tono quasi minaccioso, quindi possiamo immaginare questo lungo corridoio, quest'uomo aveva ascoltato bene, tanto che aveva chinato il capo, quasi imbarazzato e soprattutto vergognandosi di quello che stava accadendo, ma non era scappato via, era ancora lì che aspettava. Padre Pio gli disse: sei un peccatore impenitente, povero te, ma stai attento alla giustizia di Dio. Poi, dopo questo atteggiamento forte, Padre Pio cambia letteralmente il suo tono e con la persona che gli era in ginocchio lo fa alzare, gli dà un abbraccio e con dolcezza
lo congeda, poi entra nella cella. Nel frattempo padre Carmelo entra con lui nella cella, lui aveva assistito a tutto e padre Carmelo era un po' pensoso, era un po' frastornato, era un po' forse deluso da quello che era accaduto, perché padre Pio aveva alzato la voce con un tono veramente forte e anche lui si era quasi sconcertato. Però rimasti soli, il padre guardiano non parlava e lui disse, beh, caro padre Carmelo, figlio mio, per svegliare certe anime dal peccato ci vogliono le cannonate. Trattarle con dolcezza è come lavare la testa all'asino. È necessario far sentire loro l'ira di Dio, disse padre Pio, quando non basta la forza del suo grande amore misericordioso.